Buongiorno, sono la dottoressa Roberta Pinzano, sono la responsabile della struttura operativa semplice della di ostetricia dell'ospedale di Tolmezzo e in occasione della giornata mondiale del sollievo, evento organizzato da Onda, vorrei parlare oggi dell'evento parto, in quanto la comprensione dell'evento parto è già di per sé un momento che può portare al sollievo. La nostra struttura operativa dal 2011 ha ricevuto il riconoscimento da parte di Onda dei Bollini Rosa, segno distintivo di un ospedale che pone al centro dell'attività assistenziale il paziente donna. E siamo ripagati in questo senso perché abbiamo una buona percentuale di attrazione delle zone limitrofe, circa il 30%, che quindi ci fa capire che viene apprezzato il nostro tipo di assistenza e lo si può vedere anche dei nostri ambienti, come sono accoglienti, delle sale parto e anche dal team ostetrico che opera, che cerca di operare sempre, oltre che sulla base delle nozioni scientifiche, anche sulla base però di un affiatamento. Perché parlare del parto, ma piuttosto che di quello che noi possiamo fare per vincere il dolore del parto? Questo perché la cultura ci porta a pensare che il parto sia semplicemente una brutale esperienza di dolore. E questo è quello che la Bibbia ci porta a dire, tant'è che la famosa frase biblica "Tu donna partorirai con dolore" è riportata costantemente quando si vuole parlare di parto. In realtà, sempre nella Bibbia, noi sappiamo anche che il parto è considerato il punto più perfetto dell'arte di natura. E quello che è il nostro compito è proprio quello di far capire perché questo evento è il punto più perfetto. E lo facciamo attraverso le conoscenze scientifiche, operando quindi in base ai dettami della medicina, ma anche in base all'attenzione ai bisogni fisici ed emotivi. Il parto è stato considerato da sempre un'esperienza negativa. In realtà i fedeli traduttori della Bibbia hanno visto che quello che viene appunto tradotto dall'ebraico in occasione del parto dolore, in altre parti della Bibbia viene tradotto con fatica, sforzo. E in effetti questi fedeli traduttori ci dicono che in realtà nella Bibbia appunto è riportato che nel momento in cui la donna viene, o meglio l'essere umano è venuto a contatto con la conoscenza, nello stesso tempo è stato dato all'essere umano la facoltà di partorire con sforzo, con fatica, con impegno, come conseguenza fisica dell'irruzione della conoscenza e quindi perdendo quella facilità, quella naturalità delle altre creature del mondo animale. Però, se noi ci dobbiamo riferire al mondo artistico, non è tanto l'immagine precedente, cioè l'immagine di guerra, la Guernica di Picasso, ad esprimerci l'evento parto, quanto la tempesta del Giorgione. A me piace molto questa immagine perché appunto raffigura proprio la sintesi dell'evento parto in sé. In fondo c'è una tempesta, effettivamente un momento molto intenso, molto, molto, molto faticoso, molto difficile, però la compensazione, l'evento finale, il prodotto finale è la donna con il bambino. La donna con il bambino che stanno bene e che sono contemplati in maniera estatica dalla figura maschile che molto probabilmente potrebbe essere identificata nella figura paterna. Ora, partire dalla conoscenza dei meccanismi fisiologici del travaglio e del parto diventa lo strumento principale per affrontarli e saperli gestire e per comprendere quindi che cosa avviene in quel momento. Quello che caratterizza tutto il travaglio e che si conclude nel parto è l'aritmicità. Cioè, il momento della contrattilità della forza muscolare dell'utero può essere paragonato a quello di una intensa onda che si infrange in maniera fragorosa sulla spiaggia. È sicuramente quindi un momento molto faticoso, molto, molto difficile anche dal punto di vista dell'impegno, però si conclude con un attimo di pausa, con un attimo nel senso che viene alternato appunto ad un momento di pausa. E quando, se nella prima fase c'è uno stimolo del sistema nocicettivo, sicuramente nella seconda fase c'è invece uno stimolo del sistema antinocicettivo, con una liberazione massiccia di endorfine che ci fa stare bene. E durante questo momento noi possiamo recuperare, abbiamo tutta la possibilità quindi di affrontare la contrazione successiva. Quindi questa pausa fa sì che aumentino progressivamente le beta endorfine e che quindi complessivamente poi ci si prepari l'evento finale che sarà una massiccia produzione appunto di endorfine.
Ecco che proteggere i meccanismi fisiologici del parto significa permettere a questi meccanismi endogeni di difesa, come appunto la liberazione delle endorfine, delle encefaline, di dispiegarsi al meglio, per essere alla fine compensate appunto con l'attaccamento, con una maggiore facilità all'attaccamento e all'accudimento. Quindi quello che aspetta noi come team ostetrico è quello di preservare la fisiologia, è quello quindi di rispettare questi momenti. Allo stesso tempo, questo non significa che noi non dobbiamo agire in maniera molto sapiente, in maniera corretta, quando appunto diventa necessario.